In questo corso hai appreso. Le borse di tutto il mondo sono diventate un meccanismo importante per le società che desiderano ottenere capitali mediante l'emissione di azioni. Ogni giorno vengono acquistate e vendute azioni per un valore di migliaia di miliardi di dollari sui mercati secondari attraverso le borse come il LSE, il NYSE e il Nasdaq. Se stai cercando di investire nel mercato azionario a lungo termine o stai cercando di speculare sui prossimi movimenti del titolo Apple, devi imparare e capire il rischio implicito nel mercato e gestirlo. Solo minimizzando il rischio e le potenziali perdite sarai in grado di mantenere i tuoi guadagni. Le società emettono generalmente azioni ordinarie e privilegiate. Le azioni privilegiate hanno un vantaggio rispetto alle azioni ordinarie, in quanto i loro azionisti riceveranno dividendi pagati prima degli azionisti ordinari. Gli investitori che cercano un rendimento a lungo termine potrebbero prendere in considerazione le azioni che distribuiscono dividendi e forniscono anche una crescita. La capitalizzazione di mercato di una società è determinata dal numero di azioni circolanti moltiplicato per il suo prezzo per azione. I large cap sono titoli azionari di società in fase matura, con un potenziale di crescita stabile ma limitato. Queste aziende tendono a crescere grazie alle acquisizioni di altre società. Investire in titoli esteri può potenzialmente richiedere una maggiore tolleranza al rischio, ma potrebbe premiare gli investitori fornendo una diversificazione al di fuori degli asset nazionali.